Sembra ormai essere praticamente fatta. La Juventus riesce ad accaparrarsi Thiago Giallo, riesce ad anticipare tutte le altre concorrenti e ad acquistare il centrale portoghese, che si unirà, se non mi sbaglio, alla squadra bianconera fino al 2027. Beh, a tutti, grazie da Frantruff. Andiamo un po' a commentare l'acquisto, il primo acquisto di questa sessione di mercato invernale da parte della Juventus, che riesce ad acquistare Thiago Giallo. Chi è Thiago Giallo? Un difensore centrale, classe 2000, portoghese, di proprietà ancora in questo momento, ma ancora per pochissimo, dell'Lille, ex Milan, che si unirà quindi alla squadra bianconera fino al 2027, firmando un contratto fino al 2027. Difensore centrale di 1,90 m, estremamente veloce ed estremamente forte fisicamente. Un difensore che alla Juventus oggettivamente serviva, in quanto comunque la coperta per quanto riguarda la rosa della Juventus iniziava ad essere corta, soprattutto se si vuole affrontare una volata, quella che si sta vivendo in questo momento per la Juventus, una spalla a spalla con l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, in quanto sono ormai settimane che tra Juventus e Inter ballano davvero pochissimi punti. E per rimanere comunque attaccati al treno Inter, anche con il passare del tempo, è vero che la Juventus ha solamente una competizione, ma potrebbero insorgere infortuni, squalifiche comunque con il passare del tempo, e servono comunque nuove risorse per quanto riguarda la squadra bianconera. E Allegri comunque ha fatto notare anche, secondo me, nella partita contro la Salernitana, ha poche opzioni. Perché è vero, c'è il solito usato sicuro che è sempre Rugani, che però inizia ad avere un'età. La Juventus comunque ha ancora giocatori in panchina estremamente giovani, come possono essere Nonghe, come può essere ancora Yıldız, che magari non sono totalmente, diciamo, maturati, e quindi comunque la Juventus deve anche assicurarsi dei giocatori che sono più o meno formati. Questo è sicuramente un giocatore molto giovane anche lui, perché comunque è un classe 2000, non può essere considerato un giocatore di esperienza, uno che ha 23 anni, però è uno che già ha fatto le sue esperienze abbastanza importanti, perché comunque è un giocatore che gioca già a Lille da qualche anno, titolare della squadra francese. Ha fatto anche le sue prime esperienze in nazionale, una nazionale portoghese che comunque di difensori centrali non è che ne ha pochissimi comunque, e quindi è sicuramente un giovane di grande prospettiva, ma anche un giocatore che può essere già inserito nel gruppo squadra fin dall'inizio. Un giocatore che all'interno dello scacchiere bianconero, non dico che potrebbe partire già titolare dalla prossima, perché comunque è vero che ha poca esperienza per quanto riguarda il campionato di Serie A. Perché è vero che è stato acquistato dal Milan quando era giovanissimo nel 2018, quindi a 18 anni, però ha giocato praticamente solo per quanto riguarda la primavera, prima di andare a Lille nel 2019. E quindi è un giocatore che esperienza in Serie A ne ha praticamente zero. Bisogna comunque, sappiamo poi che Allegri con i nuovi acquisti, a parte se non siano dei fenomeni, come magari quando ha fatto giocare sin dall'inizio Tevez oppure Cristiano Ronaldo, comunque quelli sono dei casi particolari. Però per quanto riguarda i nuovi acquisti, Allegri tenta sempre di inserirli magari pian piano, facendogli giocare magari un quarto d'ora, poi una mezz'ora e poi magari un tempo e così via, per andare fino a magari farlo entrare completamente nella rosa e nella squadra fin da subito. Alla Juventus, ripeto, servono assolutamente dei giocatori che possano comunque coprire qualche possibile infortunio, qualche possibile magari squalifica, perché adesso iniziano a fioccare le squalifiche. Per esempio, la Juventus la prossima non avrà né McKennie né Gatti. Nel caso in cui dovesse già arrivare questo giocatore, potrebbe già almeno sedersi in panchina contro il Sassuolo, contro cui la Juventus giocherà martedì. Per esempio, visto che Gatti non c'è, magari Rugani potrebbe partire titolare sarebbe pronto a subentrare comunque Thiago Giallo, perché comunque la Juventus ha ceduto quello che doveva essere sulla carta il quinto difensore, che era appunto Julsen, il giovanissimo che dovrà giocare giocherà io questi 6 mesi di campionato contro la Roma con la maglia della Roma per essere già pronto per la prossima stagione. E nel frattempo la Juventus si è tutelata con un giocatore sicuramente giovane, ma che ha già esperienza sul campo. Ha già esperienza comunque in uno dei top 5 campionati europei e che ha già esperienza anche per quanto riguarda il palinsesto internazionale. Quindi è un giocatore sicuramente che alla Juventus serviva al 100% e che può allungare, come detto, le scelte.
che può fare Allegri, che può quindi, diciamo, in questo momento spaziare un po' di più in difesa. Io penso che la Juventus, oltre a questo acquisto di Thiago Giallo, abbia bisogno assolutamente di un centrocampista, perché ovviamente all'inizio stagione la Juventus immaginava, penso, di poter giocare ovviamente sia con Pogba, sia con un Fagioli in più, e in questo momento ormai la Juventus da inizio campionato non ha mai potuto utilizzare né l'uno né l'altro, e quindi la coperta a centrocampo è sempre più corta, e un acquisto almeno per quanto riguarda numericamente la Juventus, secondo me, dovrebbe assolutamente farlo. Oltre che magari, se non ho sentito male, Fabrizio Romano ha parlato anche di un possibile acquisto della Juventus per quanto riguarda gli esterni, in quanto sia Kostic sia Ealing non stanno performando al 100%. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo acquisto della Juventus. Se vi convince come difensore, come possibile magari titolare per questa Juventus per i prossimi 6 mesi, per una Juventus che punta a quindi a lottare per lo scudetto contro l'Inter fino all'ultima giornata. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare like, di commentare, di condividere il video. Nella descrizione ci sarà il canale TikTok dove oggi ci saranno tutti i video per quanto riguarda la Serie A, per quanto riguarda le notizie di calciomercato e quant'altro. Noi ci vediamo con il prossimo video. Bella!